Buongiorno a tutti, siamo al Centro Studi Italiani di Urbagna. Oggi avremo l'onore e il piacere di avere ospiti con noi i professori Paolo Balboni e Fabio Caon dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Professor Balboni, secondo lei qual è il futuro dell'insegnamento e della diffusione dell'italiano nel mondo? Beh, è un futuro radioso se ci renderemo conto che l'italiano è un piacere. Non è una grande necessità, tranne in alcuni momenti, in alcune situazioni. È un futuro triste se continueremo a pensare che l'italiano deve essere una cosa seria, fatta bene, con il periodo ipotetico giusto. In altre parole, l'italiano è un lusso. Se non dà piacere, che lusso è? Professor Caon, che ruolo hanno le tecnologie didattiche nell'insegnamento e nell'apprendimento della lingua per le classi di oggi? Allora, le tecnologie sono una realtà e quindi è una realtà che non possiamo certo né evitare né tacere. La differenza la fa sempre l'uso delle tecnologie, quindi è sempre l'insegnante che saprà farne uso, quindi tra apocalittici e integrati, come ecco già diceva un bel po' di anni fa, occorre sempre cercare una via che è quella dell'intelligenza, cioè dell'uso intelligente dei mezzi. Professor Balboni, ci dica che cosa pensa del compito autentico, quindi del ruolo attivo dello studente nell'apprendimento e qual è l'importanza del suo uso all'interno di una classe di lingua? Allora, l'importanza dell'autenticità è ovvia. Bisogna distinguere che in alcuni casi più che autentico deve essere verosimile, cioè un autentico un pochino modificato, perché in alcuni livelli altrimenti il compito autentico rischia di diventare demotivante e c'è più fallimento che piacere. Quando arrivi ad un certo livello, il compito autentico è la natura dell'insegnamento delle lingue, cioè dopo un certo livello non puoi più andare con compiti artefatti, devono essere autentici, ma diventare anche autentici psicologicamente, nel senso che la persona che sta usando quei testi, che sta facendo quel compito, è coinvolta come persona, non sta facendo solo un compito scolastico, perché il compito autentico è l'opposto del compito scolastico, anche se viene fatto a scuola. Professor Caon, quali sono gli aspetti fondamentali per costruire una didattica interculturale di qualità? Innanzitutto devono essere delle qualità personali, cioè dell'insegnante, ovvero la sua capacità di mettersi in discussione, di non dare punti assoluti, di pensare a una didattica che si fonda sull'interazione, sul fatto che non ci sia una ragione precostituita, che non ci sia un assoluto, ma che tutto sia relativo. In questa relatività e col senso appunto di questa misura, credo che sia un buon inizio per una didattica interculturale. Dopodiché, ovviamente, dal punto di vista operativo, sarà sempre quello di far ragionare gli studenti sui loro stereotipi, sui loro pregiudizi, di modo da affrontare poi la didattica dell'italiano e la presentazione dell'Italia con già un bagaglio di valori e di ideali che siano appunto relativi e non assoluti. Professor Balboni, dopo queste due giornate passate al Centro Studi Italiani, descriva la nostra scuola. È una bella sfida. Allora, mi pare una scuola che tiene in considerazione lo studente, cioè non è una scuola al servizio della lingua italiana, indipendentemente dagli studenti, ma è una scuola che tiene in considerazione gli interessi dello studente, il modo in cui la mente e il cervello cercano di impadronirsi della realtà intorno. E questa è la prima categoria. La seconda categoria cui vorrei è il rapporto tra scuola e ambiente. Mi pare che questa scuola sia molto integrata nell'ambiente, cioè i corsi presso laboratori di artisti, i corsi per la cucina, i corsi per l'arte, i corsi con l'opera, qua c'è un teatro a pochi metri da qua. Significa prendere la persona dello studente che mi interessa e farle esperire non solo questo bellissimo edificio, cos'è, Rinascimento, 600 più o meno, ma portarla anche fuori, cioè integrarla nel territorio di questa parte delle Marche. Queste mi paiono le due cose. L'ultima, insegnanti sorridenti. Ho visto insegnanti sorridenti come non vedevo da tanto tempo. Non è male. Grazie mille. Grazie.